Il tuo atteggiamento determina l'elevazione della tua vita. Introduzione. Un caro saluto a te, mio lettore, e grazie per aver acquistato questo ebook. Perdona se mi rivolgo a te in maniera così confidenziale, ma in questa situazione ritengo necessario e anche più pratico immaginare un dialogo amichevole con te. Credo che per condividere queste mie informazioni, utili per vincere nella vita, darci del tu sia più efficace e appropriato. Per prima cosa vorrei condividere con te la scelta del titolo di questo scritto. Win for You è ispirato al motto, a mio avviso vincente, utilizzato nella prima campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale con il suo Yes We Can ha trasmesso un messaggio motivante, influente e costruttivo a un'intera nazione. Così, anche io ho ricercato un motto che avesse una spinta motivazionale forte e che fosse indirizzato a tutti coloro che desiderano migliorare o addirittura cambiare la loro vita. Ho pensato quindi a vinci per te stesso, perché noi dobbiamo avere il meglio della nostra vita, solo per noi stessi e per nessun'altra ragione o persona, perché se io sto bene, tutti coloro che mi circondano, di conseguenza, staranno bene. Vinci per te stesso, in italiano, non trasmette la forza d'impatto che vorrei portasse, e quindi ho pensato a una traduzione in inglese. Win for yourself. Ma anche così non suona abbastanza efficace, a mio parere. Quindi, pur sapendo che non è esattamente la traduzione più corretta, il titolo è diventato Win for You. Un motto da ripetere come automotivazione nei momenti o nelle situazioni difficili che, inevitabilmente, la vita ci riserva. Se chiedi chi è un vincente nella vita, molti rispondono colui che ha fama, successo o denaro. In realtà non è così. Queste cose aiutano sicuramente ad avere e mantenere un'esistenza agevolata, ma il vincente nella vita è colui che è soddisfatto di chi è. Solo di conseguenza è soddisfatto di ciò che ha. Non per forza un vincente deve essere famoso o avere denaro. Il vincente è colui che ha pagato pienamente della sua vita, qualunque essa sia. Nessuno è consapevole delle proprie possibilità finché non le testa mettendosi alla prova, applicando le nuove scoperte. Questo mio scritto si propone di aiutare e condividere, in un modo diverso rispetto ai corsi o alle sessioni di coaching, tutti coloro che in questo preciso momento sono alla ricerca di un miglioramento, di un cambiamento personale e o professionale. Anche se in verità credo che la differenza tra vita personale e vita professionale sia inesistente. Che tu sia una persona in cerca del miglioramento o del cambiamento, al di là che la ricerca sia personale o professionale, il segreto è conoscersi profondamente. Per migliorarsi o attuare un cambiamento in qualunque settore della tua vita, devi conoscere bene te stesso e, per questo motivo, a coloro che mi chiedono di aiutarli a migliorare o a cambiare loro situazioni più varie, io chiedo immediatamente: sei disposto a cambiare te stesso? A volte mi rispondono che non dipende da loro, ma dall'ambiente o dalla situazione in cui si trovano. Alcuni dicono che nella vita professionale riescono a essere un tipo di persona, mentre nella vita privata si comportano diversamente, giustificandosi del fatto che questa diversificazione di personalità non dipende direttamente da loro. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Martin Luther King. Ti confido un segreto, acquisito grazie a esperienze personali che ho vissuto sulla mia pelle. Devi sapere che essere un tipo di persona nella vita privata e un'altra nella vita professionale spesso crea grandi conflitti interiori. E questi sono la causa di stati d'animo negativi come l'insoddisfazione, la depressione, la rabbia, il rancore, l'invidia e tutte le sensazioni negative che sicuramente non sono utili a vincere nella vita. Acquisendo tale informazione, certamente puoi decidere di migliorare questo aspetto o, se necessario, cambiarlo, anche se da soli è difficile.
Percorrere la strada della crescita personale è impegnativo e faticoso, quindi una guida semplifica molto. Personalmente, supportare le persone che desiderano eliminare questi conflitti interiori mi appaga moltissimo e dona un senso alla mia vita. Anche se avrò aiutato una sola persona a sperare, non sarò vissuto invano. Martin Luther King. Impegnandoti ad acquisire informazioni utili, aiuti te stesso a sperare di realizzare ciò che desideri essere e a ottenere ciò che desideri avere. Conseguentemente, aiutando te stesso, non sarai vissuto invano. Da quando ho scoperto quanto è bello aiutarmi e quanto mi appaga, la mia leva motivazionale quotidiana è quella di svegliarmi al mattino pensando che sia il più bel giorno della mia vita e viverlo con intensità, all'ennesima potenza, come se fosse l'ultimo giorno a mia disposizione. Scriverlo è facile, ma attuarlo è difficile. Stavi pensando a questo? Tempo fa, prima di iniziare il mio percorso di crescita personale, lo pensavo anch'io. E oggi lo confermo. È davvero difficile, ma allo stesso tempo aggiungo, è possibile. La vita è come una strada. Quindi incontriamo tanti paesaggi con strade in salita, in discesa o in pianura. Strade rotte, perfette o tortuose. E di certo, alla fine di queste strade c'è sempre un bivio. Quel famoso bivio che permette di cambiare il paesaggio e il tipo di strada da percorrere. Giunti al bivio, nessuno a priori può avere la certezza che la strada scelta sia quella giusta. L'unica cosa da fare è di scegliere personalmente dove si desidera andare per realizzare i propri desideri. Perché solo con la consapevolezza di aver scelto la strada di propria iniziativa si affrontano, con determinazione e costanza, le strade più impervie e difficili. Perché si è certi di dove si desidera arrivare. La storia, con la nostra evoluzione della specie, ne è la prova inconfutabile. Infatti, è piena di personaggi che avevano grandi desideri, definiti da loro stessi come il loro grande sogno. Solo il loro credo, la loro determinazione e la loro costanza nel dedicarsi a quel sogno hanno fatto sì che il loro atteggiamento verso la vita fosse proprio quello che in molti classificano come difficile o addirittura impossibile. Spesso l'uomo diventa quello che crede di essere. Mahatma Gandhi. Questo non vuol dire che tutti noi dovremmo essere ricordati nel tempo per aver compiuto grandi imprese, ma sicuramente ognuno di noi deve realizzare il proprio desiderio, o meglio, il proprio sogno, per essere appagato della propria esistenza e quindi, a mio avviso, essere vincente. Tutti noi abbiamo un sogno, solo che a volte è lasciato nel famoso cassetto per evitare i cambiamenti improvvisi che in realtà sono necessari. Ecco il famoso bivio. Alla fine di qualsiasi strada che la vita ci offre, c'è sempre un bivio che impone una scelta. Dopo aver affrontato numerose strade difficili che ti hanno tenuto a lungo prigioniero nel passaggio che a te non piace, è facile che la rinuncia sia la scelta più comoda da attuare, perché offre immediatamente un nuovo paesaggio e una nuova strada che si rivela quasi sempre in discesa, ma stanne certo, è una falsa pendenza. Infatti, da lì a breve, ti troverai impegnato in un'altra strada difficile che ti porterà in un altro paesaggio, sicuramente simile o forse peggiore di quello che hai lasciato con la tua rinuncia. Le nostre esperienze personali di vita, o addirittura quelle di altre persone, ci creano delle convinzioni limitanti che offuscano e, purtroppo, a volte cancellano i sogni che sono l'essenza della vita. Siccome gli artefici del nostro destino siamo noi stessi, è fondamentale combinare l'atteggiamento mentale costruttivo con le nostre decisioni e, conseguentemente, con le nostre azioni. A mio parere, chi decide di mettere nel cassetto il suo sogno diventa solo un creatore di alibi. Con mille giustificazioni cerca di convincere se stesso
e conseguentemente che gli sta vicino, che quella scelta era l'unica strada che poteva prendere. Ma dentro di sé è consapevole che non è quello che desiderava. Ti faccio un esempio banale. Il fumatore che desidera smettere di fumare e, dopo poco tempo, rinuncia, riprendendo il vizio del quale dice di non poter fare a meno. Lo fa perché per lui fumare equivale a rilassarsi. Peccato che, quando si aspira il fumo della sigaretta accesa, il corpo reagisca con l'immediato aumento della pressione arteriosa e di conseguenza con l'aumento del battito cardiaco. Due situazioni che con il relax non hanno molto in comune. Questo è solo un esempio per dimostrare che l'uomo spesso crea degli alibi piuttosto che ammettere la rinuncia a raggiungere l'obiettivo che si era prefissato. La verità è anche un'altra. Nessuno ci ha mai insegnato a comunicare con noi stessi e di conseguenza nemmeno con gli altri. Ecco perché alcuni di quei sogni forse sono chiusi nel famoso cassetto semplicemente perché ignoriamo aspetti molto importanti della comunicazione. Sicuramente conosciamo la grammatica, la forma corretta per scrivere o per esporsi, ma la struttura di una comunicazione efficace, in quanti la conoscono veramente? Tu hai la consapevolezza dell'impatto che le tue parole hanno su te stesso e sugli altri? Sai motivarti e motivare gli altri? Se hai risposto sì, rinfrescare la mente non farà male. Se hai risposto no a una delle domande, allora continua a leggere e seguimi in questo viaggio perché hai l'opportunità di conoscere le risposte a queste domande. Buona lettura. Luca Nardi.